Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 14ª puntata della serie Belgique. Oggi siamo qui con... Che, Vego, ciao a tutti. ragazzi, da precisare, solo in TeamSpeak, tranquilli, non faccio entrare nessuno in questa serie. Allora ragazzi, sono solo con la tastiera perché questa sera vorrei provare... Questa sera, quest'oggi vorrei provare un pochettino a usare il crossplay, dato che l'ho scaricato, lo abbiamo qui e... Quindi provare un pochettino ad usarlo non farebbe male. Fatemi un po' Ah, ma sapere. quindi tu hai aspettato stasera? A fare cosa? Vega. Eh sì, ho aspettato stasera. Allora, ragazzi, potremmo provare un pochettino come funziona sto crossplay nuovo che ha tante belle funzioni. Io, ragazzi, sarei... Correggetemi se sbaglio, ma vorrei cambiare un po' lo stile di questa serie, giusto per non annoiarci. Cambiarla da serie mainstream normale a serie tutorial del tipo prendiamo questo, che ne so, il cosplay. Devo usare la mod del cosplay, vi spiego come funziona. Tipo, devo inserire qualche mod, vi spiego come funziona, insomma. Per esempio, il cosplay come funziona? Allora, ora vi faccio vedere velocemente. Questo è il cosplay, che è una mod piena di risorse. Abbiamo la registrazione del percorso, il calcolo del perimetro del campo corrente, che se andiamo qui e poi facciamo così, aspetta, dov'è? Calcolo perimetro del campo corrente, perimetro del campo numero, il numero è adesso, questo è il 12, no, il 28, il 28. Ok, se devo scrivere nella lista, perfetto. Ora in teoria andiamo qui, facciamo lavoro in campo. Ok, concimare a seminare, potremmo anche dargli questo, però per... vabbè, proviamo a dargli un attimino questo, vediamo come si svolge la situazione. Andiamo qui, campo 28, utente, sì, fammelo vedere. Ecco, questo è il perimetro del campo. Ora io gli dico così, utilizzo dei semi che vorrei fare questo, dov'è? Frumento. Frumento mi dice che mi costerà 186 dollari seminarlo, 550 dollari che sarebbero anche euro. E va bene. Chiudiamo. Larghezza di lavoro ce la calcoliamo in automatico, in questo caso sono 6 metri. Poi c'è posizione di partenza, sud-ovest. Ora apriamo la mappa. Gli diciamo che noi partiamo a nord-ovest. Nord-ovest, eccolo qui. Direzione di partenza verso est, giusto? Sì. Ritorno al primo punto disattivato. Testata del campo, no. Headland Corners, no. Ora, direi che questo qui va bene. Generiamo il percorso. E ci ha generato il percorso. E ci farà sempre questo campo fatto in questo modo. Ora, noi andiamo qui. Salva percorso, dov'è? Qui. E lo chiamiamo 28, com'era? Per scrivere, ecco, 28 6 metri. Invio, ce lo ritroviamo qui nel mondo 28,6 metri, che ora potremo creare un folder, ovvero chiamarlo aggiungere percorso alla fine. Ah no, è qui. È un po' cambiato, ragazzi, da quello del 15, quindi scusate se non mi ci trovo. Campo 28. La salviamo e lo aggiungiamo in questa. Eccolo qua, dovremmo averlo aggiunto. Ora torniamo indietro. No. A campo 28. Ecco, campo 28, ci abbiamo messo 28,6 metri. Perfetto. Ora qui gira nel campo attivato, se no lui evita di passare nei campi. Ma questo adesso lasciamolo disattivato, ma comunque non ci interessa, perché nel caso avessimo da fare trasporti, che si gira nel campo, passa sopra le colture, adesso mettiamo disattivato. Gira nel senso opposto, ultimo paio di corsie. Questo qui non so cosa sia, perché sono cose nuove. Raggio di sterzata automatico. Mettiamo di automatico. Com'è? Automatico cosa sarà? 0? Auto 8 metri. Inizia a riempire fino al... Ah sì, che praticamente lui inizia ad andare sotto la trebbia quando è al 50%, si avvia verso il 90% e deve riempirlo al 100%. Cioè, inizia quando la trebbia è sopra il 50%,
La velocità, tanto spegni il trattore. Velocità di sterzato, ok, velocità massima su strada, gli mettiamo magari un 40, giusto per non fargli perdere troppo, cioè per non farlo perdere. Mettiamo magari un 10, risparmio carburante, lo disattiviamo, che non so cosa sia, una cosa nuova. Apri course play, ok, ora toglimi tutti i punti gentilmente. Senza i Perfetto. punti, senza le maiuscole. Qui gli mettiamo lampeggianti, icone map, visualizza nome, percorso, ma sì. Rifornimento carburante non mi interessa, messa a punto lasciamolo perdere. Distanza di corsia, questa è un'altra cosa che non ricordo ci fosse. Copia percorso, sono cose nuove queste. Vabbè, comunque noi per farlo andare ora dobbiamo fare solo che usa percorso. Sì, vabbè, lui è un po' stupido perché chiude la seminatrice, si porta all'inizio del campo e la riapre. Ma è fatto così il cosplay, ragazzi. Aspetta un attimo, io da dove gli ho detto? Segnafile automatico. Non ce l'abbiamo noi. Dov'è? Fammi un po' vedere i punti. Ah, lui fa così. Ah, non dirmi che fa questo schifezza qui. E infatti. No, io glielo devo far partire, scusate, ma lo devo far partire io dove voglio, se no mi crea problemi. Ragazzi, è tipo 2 anni che non uso il cosplay, quindi ci può anche stare. E praticamente voi mi potreste dire, dai, ma hai parlato tanto di questo cosplay, ma cosa serve? È per automatizzare le cose. Praticamente ora ho generato questo percorso, lui ci farà questo in automatico. Lui seminerà in automatico, praticamente. Ecco qua, ci portiamo qui alla partenza, il punto più vicino alla partenza, quindi facciamo usa percorso e guardate la magia. Ma che cavolo gli prende? Allora, avviare al primo punto. Oh, vedi? Al primo punto, usa percorso. Oh, vedi che un po' mi dimenticavo. Adesso che sta qui, dovremmo dargli avvia ora o continua. Passato troppo tempo, ragazzi, non mi ricordo più come si usa il cosplay. Questo cosa mi fa? Ah, ok, così mi fa vedere questo. Ah, mi ha portato qui. Adesso, gentilmente, cosa mi dice? Fermo percorso. Come quattro percorsi combinati? Non dovrebbero. Cancelliamo il percorso. E generiamo. Oh, che rompimento. Generiamo questo percorso. Usa percorso. L'attrezzo. Ma come l'attrezzo deve essere rifornito? Mi sono perso qualcosa. Ah, aspetta, sotto al 50%. Dov'è che me lo diceva qui? No. Perché non me lo dà? Sto prenotato di quel tempo in questa puntata. Come l'attrezzo deve essere rifornito. Va bene ragazzi, non va bene. Tanto salviamolo come Va bene ragazzi, non va bene. campo 28 6 metri. Va bene ragazzi, non va bene. Ah, Allora, cancelliamo questo perché era un po' non messo si riesce a male. capire un cazzo. E spostiamo questo in campo 28. Perfetto. Qui cancelliamo. E questo lo faremo con calma. Ora, prima di bruciarci tutta la puntata a perdere del tempo, prendiamo l'altro mezzo nostro, che potrebbe essere il 6M. Gli attacchiamo la falciatrice. Sì, bene. E dai. Ma cosa c'ha? Collision fatta malissimo sto coso. Ho capito. Allora, io sul campo adesso devo. C'ho dei campi che devo sfalciarli, vero? Le falciatrici dove ce l'ho io? Vado, no. Ah, là, qui dentro, tipo, nascosti. No, non è vero. Dove io ho vere falciatrici? Ah, eccolo. Ogni volta, ragazzi, mi dimentico. Scusate, ma ci entro tipo una cosa come una volta al mese su sta mappa. Quindi mi dimentico un pochettino. Ok, ora proviamo a riusare il cosplay. Allora mettiamogli
Questo qui per non generare troppi problemi. Ok. Ah, qui possiamo, dobbiamo ancora arpicare, quindi potremmo anche fare questo poi col cosplay. Vorrei un pochino provarlo, perché sul 17 non, vi ripeto, non ho mai provato. Allora, questo è il campo numero... No, cavolo, non è un numero. Allora mi sa che non si può fare. Cacca il perimetro del campo corrente, infatti non si può fare. Nessun problema. Perché noi facciamo che dispiegare la falciatrice senza pestarci tutto il campo. Allora lasciamo il primo giro esterno da fare, che per noi non è un grosso problema. Non è una mappa adatta per la... Allora accendiamola. Inizia la registrazione percorso. Perfetto, chiudiamo pure. Tanto lui va avanti, ora metterei puntini, vedete? Non è una mappa tanto adatta per il cosplay questa, perché è molto molto stretta con molte collision. Ci vogliono tipo mappe grandi per il cosplay. Sì, più che altro per i campi quadrati. Tipo ora io vorrei sapere perché ho la collision tipo ruote doppie quando in realtà non è vero. Ci vogliono tipo campi quadrati e cose così. Sarebbe molto più comodo. Potevo registrarci il perimetro, non ci ho pensato. Forse lo possiamo usare, questa funzione. Che ora che abbiamo registrato il percorso possiamo fargli il calcolo del perimetro. Ma qui non vedo la rete, dov'è? Ok, qui. Sarebbe da cominciare una... Dai. Sì, queste cose non andrebbero bene, però... Ormai che l'ho creato, fa niente. Bisogna stare attenti quando si generano i percorsi. Ok, proviamo a... ho fatto CTRL DEL a fare stop. E poi questo facciamo che usarlo come... no, come da registrazione. Allora, lo salviamo come perimetro erba fronte casa. Ce lo ricordo, fronte casa, vai, ce lo ricordiamo. Ora in teoria spegniamo un attimino sto coso. Se vado su lavori in campo, questo usa percorso, no, qui percorso attualmente, ecco, vedete, questo ora lo prende come perimetro la poi com'è che mi si è incastrato tutto? Ho attivato l'IC per caso? Sì, ho attivato l'IC. C'è un attimo da stare attenti con gli IC. Ok, 4,3 metri. No, percorso attualmente caricato. Questo qui. Posizione di partenza, questa è nord-ovest di nuovo. Verso ovest però stavolta. No, verso est sempre. Ok, ritorno al primo punto. No, testata del campo non mi interessa. Genera. Vedete, ci ha generato adesso il percorso. È un casino perché ora farà i casini. Però lo voglio provare. Questi abbiamo due percorsi, però sovrapposti o no. Ah, questo lo cancelliamo. E generiamo. Ho fatto una cavolata. Allora, perimetro, apriamo questo. Facciamo così. Facciamo salva. Facciamo. Dai, erba. Fronte casa. Perfetto, salviamolo. Ora chiudiamo qui. Apriamo qui. Erba fronte casa. Primo punto, usa percorso. Ora lui farà la stupidata di chiuderla la cosa e riaprirla, però non vi preoccupate che. Ora sono quasi sicuro che vada. Vedete? Si va a incastrare. Ci vorrebbero campi molto più liberi. Vedete, ragazzi, è un po' un casino. Ora io provo a metterlo tipo qua. Vedere un pochino cosa mi crea. Teoricamente dovrebbe riuscire. Sì, amico. Allora, mettiamo al punto corrente. No, non è punto più vicino, allora. Ok, ora funziona forse.
Ragazzi, fatemi un po' sapere se al posto di questa serie Belgique vorreste vedere una serie con il course play, ovvero dove automatizziamo un po' le cose. Cosa sta combinando? Dove automatizziamo le cose con una mappa molto più grande, più... Sì, vedete, qui non si può usare, ferma percorso, via, chiudi. Tipo una serie, magari sempre in single player, però con tipo una mappa molto grande. Tipo, dai, ancora sta scarica la versione completa di Farming, se già l'ho comprato. Una mappa che al momento magari potrete anche consigliarmi voi, stile grande. Tu, Greg, hai in mente qualcosa che adatta per, insomma, il cosplay? Cosplay. Sì. Dopo ti dico, perché ce l'ho scritto tutte sul modap, sono tutte le mappe americane. Ah, ecco. Fatemi un po' sapere. Scrivete nei commenti se preferite continuare a vedere sta serie oppure vedere una serie dove cerchiamo di automatizzare un po' le cose, farla un pochino bella, insomma. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Mi scuso se questa puntata, tipo, il progress è stato zero, ma abbiamo solo che parlato e ho cercato di spiegarvi in modo inutile, perché la seminatrice qua è da riempire. A dire il vero potevo riempirla, ma ho detto faccio l'altro. L'altro non funziona perché c'è collision ovunque. Sarebbe da spostarsi su tipo Sosnovka, mappe così. Sosnovka è tanto tanto brutta. Lo so, però è comoda. Come altre mappe, cosa? Vabbè, ne discuteremo noi. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi. Non dimenticate di commentarmi, di consigliarmi una mappa. Da Dan e Greco è tutto. Ciao a tutti. Ciao.